Si terrà domani ad Aidone il convegno Strutture fortificate di età medievale nella Sicilia interna, patrimonio culturale e risorsa territoriale. Nato dalla collaborazione tra la sezione Sicilia dell'Istituto Italiano dei Castelli, il comune di Aidone e l'Università Core di Enna. Invita ad una riflessione sul nesso che intercorre tra il patrimonio culturale nell'accezione di risorsa collettiva e le reali potenzialità in termini di sostenibilità e crescita socio-economica trainante dei territori di riferimento. Dal 26 al 29 ottobre si sono tenute le attività previste dal progetto Erasmus in ASE in Inclusion, di cui l'Istituto Federico II di Enna è scuola partner. Il progetto Erasmus, che vede coinvolte 6 scuole di Spagna, Portogallo, Grecia, Turchia, Slovenia e Italia, abbraccia la sfida del mondo globale di creare una scuola per ognuno e per tutti, implementando un'effettiva educazione inclusiva. In occasione della Festa dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate, l'Arma dei Carabinieri ha allestito presso alcuni esercizi commerciali del territorio nazionale delle vetrine con cimeli e uniformi storiche. Anche in provincia di Enna l'iniziativa ha avuto luogo presso alcuni negozi di abbigliamento del centro storico del capoluogo di Piazza Armerina e di Nicosia. Le vetrine dei negozi resteranno allestite per tutto questo fine settimana. La raccolta differenziata nella città di Enna prevede per stasera il conferimento dell'umido. Le utenze domestiche sono dunque invitate a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per le utenze non domestiche è prevista la raccolta dell'umido domani mattina e del vetro e cartone nel pomeriggio. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito ennalive.it e i nostri canali social. Per contattare la redazione scrivete a redazione@ennalive.it.